Quando si tratta di conti pubblici con l'Europa non ci si può proprio rilassare, neanche il tempo di finire di festeggiare come si deve la mancata procedura di infrazione sul 2019, che già infatti ci dobbiamo preoccupare di una possibile infrazione o comunque della manovra del 2020. E questo perché l'Italia del dialogo, celebrata da Conte nell'intervista di oggi sul Corriere, ha messo a garanzia dell'accordo con l'Europa due tesoretti molto succulenti, quello del reddito minimo e quello di quota 100. Tesoretti che, peraltro, dobbiamo dirci, sono stati spesi più volte negli ultimi mesi. Questo è Luigi Di Maio quando, nel giorno della festa della mamma, prometteva che 1 miliardo di risparmio del reddito sarebbe andato nel bonus pannolini e babysitter. La coperta con questi paletti è diventata quindi un fazzoletto. Noi ci siamo chiesti se sotto c'è spazio per la flat tax di Matteo Salvini. Proviamo a essere positivi. Facciamo come il Sole 24 Ore e come fanno quasi tutti gli analisti, che dice che la Lagarde, la BCE sarà nel segno di Mario Draghi, il che vuol dire tassi di interesse bassi. Poi proviamo a ipotizzare che la curva dello spread rimanga in questa direzione, anche lì si risparmiano un po' di soldi. Diciamo poi che si potrebbero prendere i 10 miliardi degli 80 euro di Matteo Renzi, anche se lì siamo nella dinamica che con una mano dai e con l'altra togli. I soldi da trovare sono 15 miliardi per la flat tax nella versione più light e 23 per la clausola di salvaguardia sull'IVA, che c'è ormai immancabile tutti gli anni. Matteo Salvini dice che si potrà fare, anche se non per tutti e non da subito, in più fasi. Conte e Tria, in maniera pragmatica, annunciano un tavolo la prossima settimana al Ministero dell'Economia. Noi ci chiediamo, ha senso invece citare altre promesse che ci siamo perse per strada, come quella del taglio delle accise della benzina? Grazie Luca, grazie per questa tua lezione.